Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, dopo un grande successo che ha avuto la puntata dedicata alla cattedrale di Pescara, quindi che abbiamo fatto insieme, molte persone, molti amici nostri, ma anche non, ci hanno suggerito di continuare e di fare delle piccole pillole per Pescara. E quindi noi che cosa abbiamo pensato? Che faremo una volta Porta Nuova e una volta centrale. E poi ci facciamo anche le zone collinari di Pescara. Perché sono cose interessanti. Oggi siamo esattamente nel punto centrale di Pescara Centro. Qui proprio sorgeva la stazione vecchia di Pescara. Infatti qui alla nostra sinistra c'è il vecchio edificio della stazione che rimane, che è un edificio del 1863, e alle nostre spalle potete vedere bene il treno a vapore che è originale, che è posizionato esattamente dove c'era il primo binario della stazione. E ci sono ancora, anche nel piazzale dove adesso ci sono gli autobus, ci sono gli antichi serbatoi di acqua. A livello di stazione dopo c'è stata una modifica con la costruzione della nuova stazione, che vediamo in fondo, datata 1988, quindi ha diversi anni già. E a livello urbanistico è stato importante perché è stata sopraelevata, quindi ha permesso di rimuovere i passaggi a livello in città. Esattamente, perché questa era veramente... quando c'erano questi treni che passavano su strada, la città veniva separata in due, perché si abbassavano i passaggi a livello e le persone o gli amici si rivedevano il giorno dopo. Esatto. E dobbiamo dire una cosa, forse molti non lo sanno, che è la sede, questa stazione operativa, di Umbria, Marche, Abruzzo, perché gestiscono tutte queste stazioni logistico proprio. E poi è la stazione più grande d'Abruzzo. Certo, cioè, ovviamente sì. Prima di iniziare il nostro tour vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e così rimanete sempre aggiornato su tutti i video in uscita. E ora noi facciamo una passeggiata. Andiamo, dai. Siamo qui in questa piazza splendida nel cuore di Pescara, che è chiamata Piazza Sacro Cuore, e alle nostre spalle potete vedere appunto la chiesa di Sacro Cuore, che nel 2016 diventa santuario diocesano della Divina Misericordia. E, tant'è vero che questa è una chiesa che è di costruzione, la prima costruzione è datata fine 800, e a partire dal 1927 è stata considerata la chiesa principale di Castellammare, quindi non è una chiesa molto importante. Esattamente, sì. Dopodiché è una chiesa che ha avuto i bombardamenti come tante altre chiese della città, e i nazisti nel 1943 hanno requisito le campane, che poi sono state ricollocate in seguito. Dopo nel 1934 è stato ricostruito il campanile, certo, che è in stile tardo medievale, e poi quindi sono state rimesse appunto queste campane. Certo, la particolarità, basta vederla, un turista che viene a Pescara potrebbe considerarla come una chiesa del Medioevo, perché la struttura è proprio medievale, ma è di fine 800. Infatti è una struttura comunque che ha uno stile romanico e anche uno stile neogotico, e questa è una chiesa che ha, come diceva Francesco, tra in inganno, sì, perché può sembrare chissà quanti secoli di storia ha alle spalle, ma in realtà un centinaio, è veramente un centinaio, sì, un centinaio. È poco più anziana tra virgolette di San Cetteo, perché quella è la un po' prima. Ad oggi comunque resta la terza chiesa più importante di Pescara. Sì. La facciata è divisa verticalmente, infatti si vede appunto che come se fossero tre blocchi distinti, e la parte centrale viene in avanti, e questo dà oltre uno slancio in avanti della facciata, ma anche verso su, perché c'è questa punta in alto, e la cosa principale è
questo arco, tutto sesto con questo rosone centrale che è veramente molto particolare ed è decorativo, cioè queste comunque decorazioni che ne risaltano la forma, e sotto nella parte bassa c'è questo portone che ha richiami sempre pseudo tardo medievale, arricchito ancora di più da queste colonne tortili che vengono riprese anche dalle aperture laterali. Una pillola carina, sono anni, penso decenni, adesso non so quanti, che da qui parte la processione del Venerdì Santo, tutti gli anni, da qui, proprio da qui. E arriva fino a San Cetteo. Esatto, perché proprio il collegamento sembra fatto apposta tra il vecchio e il nuovo, tra Castellammare Adriatico e Pescara. Esatto. Che è tipo, secondo me è anche un passaggio di consegne tra virgolette, sì. E la processione è lunghissima perché ci sono tutte le varie chiese, esatto, che sono in processione, e per ultimo c'è il Cristo, c'è la statua del Cristo che è qui dentro, sì. E ci sono tutti, si chiamano i portatori, come non lo so, vabbè. E quindi è molto, un evento molto particolare, sì. E adesso secondo me possiamo fare una passeggiata e vedere dentro. Purtroppo stanno facendo il rosario, quindi non abbiamo potuto proseguire con il documentario interno. Però lo facciamo qui, come avete potuto vedere comunque la chiesa è a pianta rettangolare, a tre navate, ci sono queste colonne che suddividono le tre navate ben dettagliate, suddivisa appunto da questi pilastri a fascio gotico che sorreggono le arcate laterali. Comunque la navata centrale, come avete visto, termina con quest'abside finale. E che dietro conserva l'antico mosaico del Sacro Cuore, che ha oltre 100 anni, in quanto stato posizionato durante la costruzione della chiesa, quindi ha circa 140 anni più o meno. Esatto. Non... come avete potuto vedere all'interno, la chiesa esternamente può trarre in inganno, ma internamente si vede che ha cose moderne, sia da come è strutturato l'altare e l'abside, ma anche da come è strutturata la parte delle decorazioni sopra la navata centrale. Merita di essere vista perché è una chiesa di una certa valenza culturale e artistica. Ha anche molta visibilità perché, essendo proprio nel centro cittadino, diciamo che comunque il turista la può venire a visitare molto, sì, tranquillamente. Perché come si esce dalla stazione? Subito. Esatto. Per andare al mare si vede che è il centro nevralgico della città e pertanto si trova in una posizione molto molto interessante. Questo piccolo giretto lo concludiamo qui. No. Come? C'è il caffè? No. C'è l'aperitivo. Facciamo un aperitivo. Beh, stavolta è giusto. Facciamo un aperitivo perché così festeggiamo. Oggi si festeggia. Si festeggia il compleanno del Valerio, che ha voluto venire al Sacro Cuore a festeggiare. Vedi, vedi. Cioè, mi metto a fare anche le riprese del giorno del mio compleanno. Esatto, tra un po' uscirà il parroco con la torta. Questo sarebbe un top. Mi raccomando il like, fondamentale, perché ci aiutate a far crescere la pagina, ok? Sì. Ci conto. Grazie e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!